Ero pronto a Madinna, niente. Hai la scarpa slacciata. Tutta vestita. Buonasera. Avete pagato, lo so. Pensavate di vedere una gnocca, invece la vita della gnocca non è sempre facile. Sotto questo culo batte un cuore, comunque. Il fatto è che mi sono lasciata con il mio toy boy. Toy boy, sapete, toy. Dall'inglese toy. Dovevo dar retta a una mia amica catanese che mi ha detto: ti sei messa con uno più giovane? Dico sì, cazzi toi. Mi starete domandando com'è successo. Com'è successo? Niente, è una questione di vedute. Io guardavo avanti un futuro insieme con lui, invece lui guardava dietro al culo dell'altro. E quindi, niente, abbiamo rotto. Io ho rotto. Il setto nasale e due costole. Che mi ci ha chiamato pure Shakira, mi ha detto. Complimenti. Certo, per carità, a onor del vero c'è da dirlo, io ci sono rimasta male, ho avuto un lungo periodo in cui soffrire, elaborare il dolore, sarà passato più o meno a occhi e croce 30-35 minuti, non detto. Sì, perché come a tutte le donne mi è scattata improvviso una voglia di rivarsa talmente forte che mi ha richiamato Shakira. Ha detto complimenti, ti chiedo scusa, ma io a confronto sono una dilettante. Mi sono asciugata le lacrime, ho detto ciccio, mo te faccio vedere io. Mi è scattata una voglia di vendetta che zra. Non è per dirla, ma io a spogliarmi sono più veloce di Suor Cristina. Vuole del giro, tiè. Mi sono cominciata a dare una truccata talmente forte che all'ultima pennellata de fondotinta mi davano pure il super bonus pari fa ma facciata. E so cominciato a sci tutte le sere, pure del lunedì, che a Roma del lunedì trovi fuori manchi i cinghiali. Ma chi è che non ci è passata di noi donne? Tutte ci passiamo. Dopo la fine di una storia te dai alla pazza gioia, anzi più che pazza rincoglionita proprio. E allora incontri le amiche, te rifai le unghie, te tagli i capelli, hai visto quando cambia una storia te tagli i capelli, te fai il colore nuova, te fai la ceretta brasiliana. Io ho capito perché la chiamano brasiliana, perché una volta che hai finito cammini come Neymar. Gna la fai. Poi occhio perché a furia da strappata arriva qua sotto. Te ce pure l'accompagno pure per andare al bagno. E mi sono iscritta a tutti i corsi possibili, immaginabili per non pensare. Tutti. Al corso de sommelier, al corso de zumba, al corso de pole dance. E de cucina cinese, solo che la sesta bottiglia che assaggiavo stavo talmente ubriaca che ho cominciato a fare zumba invece che attaccata al palo all'invortino cinese. Ma era un po', che uno perde il senso. Ma la vendetta più figa lo sapete qual è? Quella più sottile è andare sui social e postare la stories delle uscite nei locali, in discoteca, per dimostrare a lui di essere felice che non te frega niente. E allora che fai? Una volta che hai postato la foto, quella dove stai scosciata che te se vedono pure le tonsille, sotto a sta foto ci metti tutte quelle frasette in inglese tipo party time, enjoy life, I love disco. Che non è mica vero. Che tutta sta roba si traduce in un'unica frase alla romana. A fio de una mignotta, guarda come mi sto a divertire. Piasti spicci. Guarda che te sei perso. Tiè, bro.
scatta talmente tanta una rivarsa voglia di vendetta che te metteresti con chiunque. Come si dice, basta che respira. Forse per l'arte, perché con me si ha mangiato pesante, manco quello deve fare, un po' respira. Questa euforia, però, a onor del vero, è un po' finta. Le tue amiche ti vedono felice, sono contente, ma poi, una volta tornata a casa, e rivedi le cose che lui ha lasciato lì. I peli della barba nel lavandino, lo spazzolino nel lavandino, il dopo barba nel lavandino, le ciabatte di peluche nel lavandino, e capisci che ti mancano un sacco di cose, soprattutto il lavandino, ne manca. Perché quando sei da sola in quella casa deserta inizi ad avere nostalgia e la prima cosa che fai è controllare la chat per vedere quella chat dove tu sei tutta tirata a lucido, manco fossi la sorella de Margioglio. Cioè chissà se ci mette un cuoricino romantico sulla foto, chissà, chissà, e dopo settimane di attesa, di speranza, di ricordi, settimane in cui hai pianto fino all'ultima lacrima, finalmente a un certo punto senti bippe. Bippe. Ah, il telefono mio suona così, ma che vuoi? Ognuno ha la suoneria che se merita, allora pensi, è lui, è dispiaciuto, vuole tornare con te, tu sei pronta ad aprirgli nuovamente il cuore, pure qualcos'altro, che c'entra? E allora apri la chat e leggi il suo messaggio che ti dice: amore, mi hai mancato tantissimo. Torniamo insieme. Ti prego, perdonimi. Al che tu leggi o rileggi per vedere se hai capito meglio, lo cancelli, brocchi il numero, butti proprio il telefono. Ad Antalighieri. E io che ho aspettato che arrivasse sto messaggio con la santa pazienza, l'ho aspettato con tanta speranza. Solo allora mi sono accorta che dentro al lavandino ci hai lasciato pure l'ignoranza, l'animaccia tua. Yeah. Cosa vi regaliamo qua, Olifant? Ah, guarda qua! Roba, guarda qua! Mamma mia! Che dolce!